Volevo ringraziare, non l'ho fatto prima, lo faccio adesso, il Partito Democratico di Sanremo e i suoi tre circoli, il segretario cittadino Mario Robaldo, insomma, per l'organizzazione di questi giorni, insomma, molto, molto piena. Adesso c'è una piccola sorpresa che facciamo. Non è un test per Deborah, chiamo Leo Faraldi, segretario provinciale del partito, che ha da fare una comunicazione. Sì, Mario, vieni Mario, Alessandro, venite tutti, perché stasera è una sorpresa, ma anche in qualche modo anche abbastanza, come dire, culturale. Giriamo un pochino. Allora, noi abbiamo una situazione in provincia, abbiamo Andrea Gorlero che fa il consigliere comunale a Sanremo, è capogruppo, e il consigliere provinciale. E sono in ordine di apparizione, nel senso che il primo dei non eletti è lui e il secondo dei non eletti è Alessandro Lanteri, che ha appena finito di fare il responsabile dei giovani democratici provinciale, che è di Sanremo. Almeno adottato a Sanremo, cuoce le patate. E che cuoce le patate in cucina. Allora, Andrea ha dato una disponibilità un po' di tempo fa, maturata, e adesso gliela faccio annunciare direttamente a lui, perché non è una cosa che si vede assolutamente tutti i giorni, è una cosa importante, perché vabbè, lo dico dopo, perché sennò la sorpresa finisce lì. No, diciamo che non è un'iniziativa solo mia, nel senso che è mia perché è attraverso di me, però è un modo di concepire la politica da parte del Partito Democratico. Noi riteniamo, questa sera che si è parlato di rinnovamento, ci sembra simpatico fare questo annuncio in occasione della venuta a Sanremo della Deborah, che è sicuramente uno degli emblemi del rinnovamento del Partito Democratico. E allora, se parliamo di rinnovamento nel modo di fare politica, io sono uno che credo che sia giusto anche tenere conto degli anziani, ma è giusto lanciare i giovani in politica. E allora, visto che abbiamo un giovane che può entrare in consiglio provinciale, abbiamo ritenuto tutti insieme che fosse giusto che io mi dimettessi da consigliere provinciale, mantenendo ovviamente la carica, anche se qualcuno dice ma sarebbe venuto il momento che te ne andassi anche da consigliere comunale, ma io questa situazione non gliela do, e a questo punto, con le mie dimissioni, potrebbe entrare, dico potrebbe perché a questo punto ci sarà poi un'altra questione, potrebbe entrare Alessandro Lanteri. Ecco. Però un momento, però questa operazione non si potrebbe fare se non ci fosse un gesto di generosità da parte di un nostro altro amico, che è il primo dei non eletti, che essendo un po' più attempato gli abbiamo detto non era il caso perché volevamo un rinnovamento più radicale. E a questo punto passo la parola a Oliviero, perché essendo il primo degli eletti bisogna vedere se lui ci crea questo intoppo, perché se io mi dimetto entra lui e allora tutta la sorpresa va a farsi benedire. Bene, io mi presento, io sono Oliviero Olivieri. Diciamo che rivestivo un po' un ruolo curioso, perché ero il primo dei non eletti in provincia e il primo dei non eletti in comune di Imperia. Ho avuto la fortuna di trovare davanti a me un consigliere, che è il consigliere Sergio Barbagallo, che si è dimesso a sua volta, era consigliere in comune e in provincia, si è dimesso dal comune e mi ha dato la possibilità di vivere un'esperienza amministrativa molto importante per quanto mi riguarda. Io mi reputo giovane, ho 40 anni, quindi credo di essere ancora abbastanza giovane. Però mi trovo adesso nella situazione di poter decidere se andare in provincia oppure lasciare questa possibilità ad Alessandro. Alessandro lo conoscete tutti, è un ragazzo molto in gamba, si è sempre speso molto per il Partito Democratico. Dal mio punto di vista merita questa occasione, merita perché per molteplici motivi, consigliere di circolo, forse del più grosso circolo della provincia di Imperia, ex segretario dei giovani democratici, e poi se io sono il primo dei non eletti lui è il secondo dei non eletti, ha preso una barcata di voti, quindi se lo merita perché se l'è guadagnato sul campo. Quindi io rinuncio in favore di Alessandro.
Io ringrazio, ovviamente è stata una sorpresa per me questa sera, mi hanno strappato dalla friggitrice, mi hanno raccontato questa bella notizia. Io ringrazio tantissimo a questo punto Andrea e Oliviero, e sono veramente in obbligo nei loro confronti, e appena toccherà cominceremo a saccagnare la giunta Sappa, giusto, cioè, come si merita. La prima cosa che gli creerò sicuramente, essendo il terzo lantiere in consiglio provinciale, qualche casino con le omonimie glielo creo di sicuro, senza fare niente, poi cercherò di impegnarmi a fare dell'altro. Grazie ancora a tutti e diamoci sotto tutti. Saluto a tutti. Ma niente, io anche perché il clima l'hai creato anche. Sono contento di questa situazione perché è un po' che stavamo dietro anche a questo, quindi è un esempio della crescita del partito, è un esempio che tra di noi sta crescendo anche la stima, e quindi di conseguenza questo non potrà portare che beneficio alla nostra città e poi alla nostra provincia e al partito stesso. Io chiudo lì perché ci siamo già diventati lunghi. E quindi niente, saluto anche tutta la gente che sta mangiando. Come ieri sera vorrei ringraziare in particolare lo staff della cucina e farle un applauso da chi sta mangiando, perché so che si mangia bene, quindi è grazie a loro. E niente, buon divertimento, adesso l'orchestra inizierà a suonare, quindi chi vuole può iniziare a ballare, toglieremo le sedie. Quindi buona serata a tutti.